quindi per questo ultimo appuntamento per quest'anno del Piano Duo Festival, che è questo festival per la musica a due pianoforti organizzato da Ferrara Musica in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi, di cui sono direttore. Ringrazio davvero il pubblico perché in queste domeniche siete arrivati numerosi. Ricordo che gli appuntamenti a ridotto continuano anche nelle prossime domeniche. Avremo la possibilità di due concerti con un programma originale che prevede l'accostamento dei preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Bach con le trascrizioni che Mozart ha fatto per formazione d'archi, affiancate dai preludi e fughe nella stessa tonalità di Shostakovich. Anche questo è un progetto del Conservatorio Frescobaldi. Oggi abbiamo la possibilità di ascoltare due tra i concerti per pianoforte e orchestra del grande repertorio. Il La maggiore di Mozart K488 è sicuramente tra quelli più eseguiti di Mozart, non a caso, perché ha una struttura veramente perfetta. L'anno di composizione è 1786, è lo stesso periodo in cui Mozart scrive Le nozze di Figaro, e l'accostamento con l'opera con Mozart è sempre un obbligo. Troviamo infatti nei temi sicuramente delle atmosfere operistiche, è un po' come se ci fossero dei dialoghi tra i personaggi in realtà quando c'è il pianoforte con l'orchestra. In questa formazione, come ho detto anche altre volte, perdiamo l'idea della funzione timbrica di alcuni strumenti a fiato in particolare, ma l'interazione tra pianoforte e orchestra in questo equilibrio perfetto è possibile davvero sempre coglierlo anche nella versione per due pianoforti. Segnalo in particolare in questo concerto il secondo movimento, che è l'unica composizione scritta in fa diesis minore di Mozart, una tonalità che ha un colore particolare, un ritmo di 6 ottavi, quindi un'atmosfera comunque triste, meditativa, che è stata spesso utilizzata anche per esempio in alcune colonne sonore di film. È veramente uno dei brani più suggestivi e più emozionanti di Mozart. Non mi resta davvero che ringraziare ancora, vi invito a controllare lo svelamento del telefono cellulare e ad accogliere quindi Giovanni Bergamasco e Carlo Bergamasco con un applauso. Grazie.